Buongiorno a tutti, vi ringrazio per questo gentile invito a partecipare alla vostra Assemblea nazionale che si svolge quest'anno in un momento particolarmente critico della nostra storia. La vostra riflessione sulle priorità per riprogettare il futuro del Paese offre un contributo di pregio al dibattito pubblico anche perché proviene da un attore fondamentale per la crescita e l'occupazione in Italia, da un comparto che non ha mai smesso di sostenere il Paese anche nei momenti più difficili del lockdown nella scorsa primavera. Sin dall'inizio dell'emergenza pandemica gli agricoltori non hanno mai fatto mancare il cibo e i generi alimentari sulle tavole degli italiani, assicurando, anche tramite rigorosi protocolli di sicurezza, la continuità delle attività produttive. E il Governo in questi mesi ha attivato una rete di protezione a sostegno dell'economia, mobilitando cospicue risorse tramite decreti legge che sono stati sin qui adottati, destinandoli a misure di protezione del reddito dei lavoratori, di sostegno alla liquidità per le imprese, anche tramite contributi a fondo perduto e facilitazioni creditizie, e di riduzione del carico fiscale sulle imprese e anche sulle famiglie. La recente recrudescenza del contagio, come sapete, ci ha costretto ad adottare ulteriori misure restrittive, alle quali abbiamo accompagnato anche qui misure tempestive di sostegno con i cosiddetti decreti ristori. E proprio ieri il Parlamento ha approvato la richiesta di un ulteriore scostamento di bilancio per il 2020, necessario a garantire la sospensione di ulteriori scadenze fiscali e ad aumentare ancora gli sforzi per accompagnare l'economia in questa fase ancora complessa. L'attenzione del Governo a questo vostro settore è testimoniata peraltro anche dagli interventi mirati in favore del Made in Italy, del settore agricolo, come ad esempio il Fondo Ristorazione, che eroga contributi a fondo perduto per l'acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari, valorizzando così la materia prima dei territori. E in questa fase di intenso lavoro il Governo non intende rinunciare a guardare al futuro. Il settore agricolo agroalimentare costituisce una vera e propria eccellenza italiana. È uno dei comparti più dinamici del Paese, in termini di produttività del lavoro, perché detiene anche il record europeo di superficie, incidenza del biologico, si posiziona anche in maniera egregia rispetto agli obiettivi di sostenibilità e al paradigma a noi ben caro del Green Deal europeo. L'agricoltura sostenibile, perciò, sarà anche uno dei pilastri del Recovery Plan italiano, su cui il Governo è al lavoro. In particolare l'efficientamento energetico, un nuovo piano di logistica e innovazione agroalimentare contribuiranno a rendere l'agricoltura un settore digitale e ancora più sostenibile. E a tale scopo saranno fondamentali anche i vostri contributi, le vostre testimonianze e la vostra esperienza. Vi ringrazio davvero per questa occasione, per questo invito. Vi auguro un buon proseguimento dei lavori.